Nella mia ricerca, attraverso uno studio interdisciplinare, abbiamo dimostrato che i pompeani e gli abitanti dei villaggi e delle città intorno al Vesuvio non sono morti per asfissia, ma sono morti per esposizione ad alta temperatura nella nube piroclastica, nel SARGE, prodotto nell'eruzione del 79 d.C. L'individuo resta bloccato nell'ultima azione che sta compiendo prima che sopraggiunga l'evento catastrofico. È la sospensione dell'azione. È un fenomeno che si chiama cadaveric spasm. È molto raro e si verifica in esplosioni, nucleari e in eruzioni vulcaniche. La temperatura, letale per le popolazioni abitanti intorno al vulcano può essere mantenuta dalle nubi piroclastiche fino a una distanza anche di 20 km dal vulcano. E se consideriamo che entro 10 km giace la città di Napoli, significa che in caso di un'eruzione come quella avvenuta nel 79 sarebbero a rischio almeno 3 milioni di persone. Si moriva, anche la cenere che mi occude gli alveoli polmonari mi fa morire. Se poi ci siano stati anche questi fenomeni di combustione, perché la temperatura in alcuni momenti poteva essere elevatissima, bene, io non ho niente in contrario a recepirlo, però debbo anche dire che in molti casi noi troviamo il legno assolutamente non carbonizzato. La cronaca lasciataci da Plinio il Giovane in una sua famosissima lettera è che ci descrive con precisione delle cose quando avvengono e quindi è facile, grazie al racconto di questo cronista dell'epoca, mettere in sintonia il dato archeologico, l'evidenza che si presenta ai nostri occhi quando scaviamo, con il racconto puntualissimo del buon Plinio il Giovane.